La collezione di quest'anno è ispirata ai colori e ai profumi dell'India. Diciamo che l'India è un mondo molto ricco appunto di colori e anche di religiosità. Quindi l'elemento importante di questa collezione è la sacralità della donna, che ho cercato di portarla qui in Italia nel concetto del matrimonio. I thought Elisabetta did a very beautiful job. I love the Indian theme. She has gorgeous European styling and her fit is pretty, and I love all the sculptural pieces and all the capes and the flowiness of, she had both structure and she had both soft and flowy and almost boho look for part of the collection. She had a wide variety of fabrics that she played with. The prints were very, very pretty, soft and muted colors. I think a lot of girls would be interested in that, just for a little color accent. I tessuti sono tessuti imbroccati, i colori sono l'oro, l'argento, i grigi che rappresentano i colori della terra, il giallo, l'arancio, le spezie indiane. E ho cercato di unire tutti questi elementi per creare una collezione sposa diversa. Ho la sensazione che siano stati presentati dei concetti nuovi, pur restando nel perimetro della sposa, che secondo me è l'aspetto più importante. Quindi ci sono degli elementi di sorpresa e secondo me un abito deve sorprendere, lasciare a bocca aperta, impressionare piacevolmente, quindi ci sono dei tessuti tridimensionali. C'è un modo anche di avvolgere i tessuti a nastro per farne delle stole, per farne dei fiocchi. Ci sono dei colori nuovi come l'oro e l'argento, però sparsi come una polvere che li arricchisce e non li appesantisce. L'ho trovata stilisticamente ben calibrata, una grande, grande armonia. I love the idea of the mixing of the metallics and the sheerness, and it's so very modern and right on. The bride today, introduction of flowers was very, very special, and it's very, very now. It's a lot of beautiful fabrics and embroideries and metallics all mixed in, and it really makes the bride very, very special and very, you know, almost one of a kind. I loved it. I thought it was great. I can't wait to get up close and personal and really touch the fabrics and really see it up close. È molto importante, e tengo a sottolineare questa cosa, che i nostri abiti sono made in Italy, dai tessuti alla confezione. Sono confezionati uno per uno e da mani sapienti. Ancora emozionata per la sfilata di Elisabetta Ponignano. Cosa dire? Abiti indescrivibili, un'emozione incredibile. Dalle strutture della signature allo svolazzamento della vision. Elisabetta Ponignano si è veramente superata quest'anno. Milano finalmente si sta riprendendo, il Made in Italy di Elisabetta Ponignano ci sta lanciando di nuovo nella moda, vera, sentita, passionale, come solo un'italiana può fare, come solo Elisabetta Ponignano può fare. È stata meravigliosa. Grazie mille Elisabetta Ponignano.